faccio una mia considerazione, volevo capire se per lei è la stessa cosa. Paradossalmente forse è meglio aver perso che non pareggiato lì a Salò, perché così cioè, c'è un solo risultato utile, il Catanzaro può giocare solo in un modo che è quello che probabilmente preferisce. O no? Probabilmente è così, posso condividere questa interpretazione. E da parte mia questa lettura chiaramente sarebbe diversa, però poteva esserci il rischio di far capire ai ragazzi che qualsiasi altro risultato diverso da quello che è scaturito, cioè la sconfitta, potevamo andare in gestione. Questa gestione l'abbiamo già fatta lì. Sono partite che si giocano nei 180 minuti, l'errore che abbiamo commesso sostanzialmente è stato quello lì. Poi la partita, potevamo anche fare il risultato e pareggiarla, ma errore di gestione, di interpretazione. Domani non è possibile perché non ci sono altre possibilità se non quelle di vincere la partita. E come sempre, più di sempre, ci dobbiamo attaccare ai principi di squadra, all'ordine tattico, ai criteri, al filo conduttore che deve governare la nostra prestazione, ed è quello della coralità, ed è quello di avere l'atteggiamento giusto, ma questo ci sarà anche dal punto di vista motivazionale. Ordine, equilibrio, niente ansia, niente tensione. Sappiamo che siamo capaci di fare alcune cose, sappiamo che la partita la dobbiamo vincere perché è una partita da dentro fuori, e però io sono fiducioso perché poi alcuni piccoli intoppi rispetto a 3-4 giorni fa sono scomparsi. È da gennaio che questi intoppi noi li ritroviamo per un motivo o un altro nel reparto avanzato, e questo ci ha tolto parecchio, perché se vi ricordate da Trapani, Potenza eccetera, attraverso la simbiosi di Canutè e di Dursi, poi Ficinale era sempre giocato, è stato quello dal punto di vista fisico più continuo, alcune problematiche ci hanno frenato, ma adesso stanno molto meglio. Per cui io dico che questa di domani è una partita da vincere, in qualche modo, ma secondo me si vince soltanto attraverso il filo conduttore del gioco e dell'ordine e dell'equilibrio di squadra e della razionalità. Passato questo scoglio, ripeto, sono fiducioso, noi possiamo andare molto, molto, ma molto avanti, però domani intanto facciamo questa partita che facciamo in casa nostra. Visto che c'è grande manifestazione di affetto nei nostri confronti, noi questo affetto lo dobbiamo capitalizzare, non lo dobbiamo disperdere, è fondamentale, e per cui ci sono dei motivi, tanti motivi, questo è uno dei motivi in più che ci deve fare dare il massimo, per cui dobbiamo veramente farlo, ecco. Facendo un piccolo passo indietro, rifacendosi alla partita di domenica, lei diceva abbiamo provato a gestire, evidentemente questa squadra non è una squadra creata per gestire il risultato, onestamente mi è sembrato di vedere che a Salò questo si è visto, perché insomma forse è stata una delle prestazioni meno convincenti del Catanzaro in questa stagione, almeno dal mio punto di vista. Però al di là dell'aspetto, diciamo così, psicologico, forse anche non ha funzionato qualcosa dal punto di vista tattico, immagino, no? No, ma sa cosa c'è stato di diverso nella partita di andata rispetto alla faccia che di solito noi abbiamo? Due aspetti fondamentalmente. Il primo è che non siamo stati pericolosi come siamo abituati a essere tante volte, lo siamo stati parzialmente. Il secondo è che in alcuni momenti di partita non siamo andati sempre ad aggredire come si deve, o perlomeno siamo andati ad aggredire, ma lo abbiamo fatto abbassando il baricentro di 20-25 metri. Ma in tutto questo spaccare il pelo in due, perché comunque ho detto delle cose che sono avvenute, comunque è stata una partita equilibrata. La Feralpi-Salò non ci ha messo sotto, anzi in casa loro, come avete visto, hanno giocato con un atteggiamento molto guardingo, molto chiuso, sostanzialmente cercando di giocare su qualche ripartenza che purtroppo nell'occasione del calcio di punizione gli abbiamo concesso. Questo è quello che dobbiamo evitare, dobbiamo prendere iniziativa, alzare il baricentro, essere attenti in queste situazioni, giudiziosi, equilibrati, compatti sempre, e sono sicuro che la partita la vinceremo se faremo queste cose, perché poi sul campo dovremmo dimostrare
di meritarci il risultato. Io dico che i ragazzi la partita la faranno e poi francamente non lo so, dopo una stagione così travagliata e questo percorso iniziato, avere questo afflato che abbiamo sempre chiesto, no, di tanta gente pronta a sostenerci, è una, veramente una motivazione in più. Pensiamo di vincere facendo più di un gol, pensiamo a vincere, questa sua domanda in parte le risposte le ho date prima, dobbiamo giocare con ordine, con razionalità, con compattezza, evitando alcuni errori che abbiamo commesso lì, come ad esempio nella situazione in cui abbiamo preso il gol, e dobbiamo essere in grado di essere incisivi attraverso i giusti equilibri. Questi sono gli aspetti che dobbiamo migliorare, ma poi ripeto, giochiamo in casa nostra, domani è un'altra gara rispetto a quella di andata, è così, perché poi si gioca su 180 minuti e alcune cose che all'andata, un paio ve le ho dette, non abbiamo fatto bene, domani le dobbiamo fare meglio. Mister, lei prima della partita d'andata ha dichiarato che la terza partita di una settimana solitamente la squadra che la gioca la soffre, o almeno non è al massimo della condizione per domani, per la Frasolosa la terza perde una settimana, per voi la seconda. Questo secondo lei è un aspetto, è una variabile da considerare, oppure domani sarà una partita che va al di là di ogni logica? È una variabile che entrerà nell'economia della gara, per forza di cose. L'aspetto fisico, non dico subito, ma entrerà nelle variabili della gara. Questa è una variabile. Poi non lo so esattamente come stanno, perlomeno posso avere la mia idea, ma francamente non è il caso di trasferirla a nessuno. Noi da parte nostra, dal punto di vista fisico, a parte sempre qualche giocatore che il campo lo abbiamo tenuto bene, a parte sempre qualche giocatore che sono quelli che conosciamo, no? I Dursi, Canutè, poi si è aggiunto all'ultimo momento Giannone con delle problematiche fisiche, insomma aveva la febbre, però adesso rispetto a tre giorni fa stanno meglio questi giocatori. Gli altri che hanno giocato hanno tutti recuperato perché hanno una condizione buona, quindi l'unica assente è Favalli, ma giocherà Nicoletti, che dà ampissime garanzie, è un ragazzo che è cresciuto tanto e che sono certo e sicuro che farà una grande gara. Mister, tutti i problemi che ha detto hanno indotto un pochettino il cambio di modulo, no? Anche se per una questione di moduli, ma di atteggiamento, per la febbre di Giannone, magari potrebbe essere schierato dall'inizio del cliente, questo passaggio al 3-5-2, domani invece potrebbe vedersi il 3-4-3, anche perché è prendere o lasciare, fondamentalmente per tutto l'anno il Catanzaro non è in questo modo. Ma noi abbiamo una faccia, alcune volte abbiamo cambiato, alcune volte siamo stati costretti a farlo, come nel caso della gara di andata, altre volte lo abbiamo fatto come scelta, però magari durante le gare, perché l'evoluzione tattica delle partite in alcuni momenti, o la gestione della gara, o del risultato, o degli impegni in alcuni momenti ravvicinati, ci hanno fatto cambiare anche modo di stare in campo. L'altro giorno abbiamo fatto, noi abbiamo una faccia, quindi giocheremo con un atteggiamento diverso rispetto a quello che abbiamo fatto, ma anche perché è quello a cui siamo più abituati, è quello dove troviamo più facilmente le linee guida, ed è quello che ci ha fatto fare i punti in questo campionato, ed è quello che poi domani, siccome non abbiamo altre alternative se non quelle di vincere, ma al di là dei numeri non è che se si gioca 3-5-2 si gioca per non vincere, si gioca sempre per vincere. Poi veniamo al pubblico, si prevede grande pubblico, si prevede
sicuramente un punto d'aiuto per il Catanzaro, però è anche vero che insomma giocare davanti a un grande pubblico non sempre è facilissimo, soprattutto per giocatori che magari non sono particolarmente abituati, anche perché qui abbiamo qualche esempio di cose che sono successe con un grande pubblico, non è andata benissimo. Mi dica lei se questa è una considerazione che avete fatto anche all'interno del studio. Stiamo quasi entrando nel campo dell'essere assistenti sociali piuttosto che no, ma l'ho detto, ma allora qui ci sono dei ragazzi che hanno personalità, qualità, anche quelli più giovani sono cresciuti tanto, non lo so, faccio degli esempi, Egolo è un giocatore che ha... Un attimo, ci sono dei ragazzi che probabilmente per cui questa qua sarà la partita forse più importante della carriera, no? Poi naturalmente speriamo che abbiano carriera. E la devono fare come punto di partenza della loro carriera, la devono fare non come la parola fine, come punto di partenza. Quindi il mio compito è quello di non di sostenerli perché non hanno bisogno, di creare le linee guida dove possono esaltare le loro caratteristiche all'interno dei concetti di squadra, e quello di sostenerli. Ma Nicoletti è un ragazzo giovane ma che è cresciuto tantissimo, ma faccio un esempio tanto per rispondere alla sua domanda che può servire a essere chiari, no? Nicoletti è un giocatore che ha grande personalità a dispetto dell'età, grande esuberanza, un giocatore che sta bene dal punto di vista fisico, che è cresciuto, perché mai? Deve vivere lui, come tanti altri, questa, ma anche quelli più grandi, questa partita come un punto di partenza, non un punto di arrivo. Allora quello è il segreto. No, anche quindi, perché dall'altra parte ci sono invece giocatori che sono abituati a questi palcoscenici, sono abituati a questo tipo di partita, anche se magari quest'anno hanno giocato davanti a 500 persone, però insomma in carriera hanno giocato veramente partite importanti, e questo insomma potrebbe essere un... No, ma niente paura, io dico questo, niente paura. Ci si gioca la qualificazione, una partita da dentro fuori, questo non significa avvertire pressione o responsabilità.